A grande richiesta torna Dark Stories. Principalmente grande richiesta mia. Però è una grande richiesta. Beh, guarda, io te l'appoggio, quindi siamo già due grandi richieste. Camper, il tuo voto potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Quindi potrei chiudere il video qua adesso, in questo momento. No, dai, no. E non arrivi a 10 minuti. Arrivi a 25 secondi. Hanno aggiornato Dark Story con un sacco di storie nuove. Che culo! E tutte a pagamento. Quindi noi continuiamo a fare quelle gratis. Per chi non sapesse come funziona, c'è il video vecchio. In cui è spiegato super conciso e molto bene. Partiamo allora. L'ultimo messaggio. Un uomo muore a Natale dopo aver ricevuto un SMS. Quell'uomo era il Grinch? No, non penso, non so. L'ho capita. È un po' complicata, però può funzionare. È presente il curioso caso di Benjamin Button? Applicalo alla vita di Gesù. Quindi se la vita di Gesù va al contrario, lui muore a Natale. E cosa c'entra il telefono e l'SMS? Glielo scrivono e muore quel giorno. Sono quasi certo che Gesù non avesse i cellulari. Shiftello di 2000 anni. Però Gesù poteva trasformare il pane in pesce, magari trasforma il pesce in cellulari. Chi sei tu per dirlo? Comunque no. Il telefono era collegato a una bomba? Sì. Quindi il telefono ha fatto scoppiare la bomba? Sì. E la bomba era il suo regalo? No. L'uomo era un terrorista? Sì. Si è dimenticato che il 25 di dicembre la gente manda i messaggi di Natale? Hai letto la soluzione? No, te lo giuro! Te lo giuro! Io ancora non la sto capendo la soluzione. La sta dicendo passo passo. Te lo giuro. Manca solo una cosa. Allora, ricapitolando, l'uomo è un terrorista che fa scoppiare le bombe a cui sono il cellulare. È morto per sbaglio o volutamente? Volutamente. No. No, per sbaglio. Stava piazzando la bomba, è scappato il Natale, i parenti con gli auguri. Porco. Non erano i parenti. L'ex moglie. No. Il figlioletto. No. La Vodafone. La Vodafone. L'uomo era un terrorista che stava pianificando un attacco. Aveva programmato una bomba per esplodere al ricevimento di un SMS. Quando era a casa per i tocchi finali, l'uomo riceve un buon Natale dalla sua compagnia telefonica e la bomba esplode. Direi che inserisci il messaggio per farla esplodere è l'ultima cosa che fai. Non mentre parli la bomba, tu che hai già fatto, lo lasciamo lì. Ehi, ciao, ti regaliamo un giorno di internet gratis. Buon Natale. Non la sapevo, semplicemente la mia mente malata penso sempre a terrorismi, bombe. E l'abbiamo beccata. La prima domanda poteva essere: l'uomo ha gridato all'Akbar? Che inizi la festa. Un uomo abbandona il suo lavoro e per celebrare l'evento organizza una festa che dura tutta la serata. Il giorno dopo si veste e salta giù dal balcone della sua casa. Uccidendosi chiaramente. Sto chiedendo se muore o meno. Allora, io ho una teoria. La fine del mondo. Lui dice, vabbè, fanculo, mi licenzio, faccio una festa, giorno dopo mi suicido così non muoio per l'asteroide che fa più male. Vero? È quella? No. Neanche a... Comunque, a fine del mondo mi piaceva. Ah, perché lui... Perché l'uomo lascia il lavoro e festeggia? Beh. Perché è diventato ricco. Ah no, perché poi si suicida. C'è la liquidazione. Vabbè. Ma lui si suicida. Si butta dal balcone volontariamente o meno? Voleva suicidarsi, sì. Faceva il tester di balconi. Di lavoro? No, se è licenziato non lo faceva più. Magari gli mancava, sai. È diventato ricco e ha lasciato il lavoro. Esatto. Poi si è accorto che in realtà tutta questa ricchezza non c'era più. Esatto, perché? Perché l'ha fatta fuori tutta la festa. No. Gli hanno derubata la festa. No. Ha tipo vinto il Gratta e Vinci. Più grande il Gratta e Vinci. Supernalotto. Più grande la lotteria. La lotteria okay. Nazionale, esatto. USA. Ha fatto la festa, si è ubriacato e ha perso il biglietto. È finito nella cesta di spritz del suo biglietto, si è disciolto e quindi no. È toccato. Per però più o meno. Il biglietto che si dissolve nella cola di spritz. Cosa hai messo nello spritz? Aperol, prosecco e soda caustica. Persamene un bicchiere. Ok, come ha perso il biglietto della lotteria? L'ha usato per rollarsi una canna. Gli è caduto dal bancone, voleva prenderlo al volo e è caduto. No. Oh. È molto più stupido e... L'ha mangiato. L'ha usato per pippare cocaina. No. C'ha scritto sopra la domanda di licenziamento. No. Ha fatto dei segni per rendere che l'hanno reso nullo. No. È una cosa banale. Quando fai la lavatrice, no? Ah. Che succede? Se la cosa in tasca. C'è pallotto e le finisce ovunque tra tutti i vestiti. L'uomo ha vinto la lotteria. Lascia il suo lavoro e festeggia con i suoi amici. Giusto. Il giorno dopo l'uomo si veste per ritirare il premio, ma realizza che ha distrutto il biglietto quando ha lavato il suo vestito in lavanderia qualche giorno prima. Pronto lavoro, era uno scherzone ieri. Ma un prank epico. Ma ci siete pure cascati, che stupidi. Allora, questo è difficile. Innocente? No. Esatto, risposta corretta. Grazie. Ho stato io. Vabbè, va, facciamo la prossima. Gregorio si introduce in casa di Tommaso per ucciderlo. I nomi sono importanti? No. Oh. Ma non lo fa. Nonostante questo, viene immediatamente arrestato e processato per il crimine. A casa, cioè, è entrato senza che Tommaso gli desse permesso? Voleva rubare? No, voleva ucciderlo. Voleva ucciderlo. Ah. Ma non lo uccide. Si è scordato che Tommaso era in vacanza? No. Era un carabiniere. Tommaso abitava in questura? No. Abitava proprio dietro le sbarre. Tommaso era in
in prigione? No. Tommaso era presente in casa? Sì. Cioè, presente. Col corpo ma non con lo spirito. Era già morto? Sì. Tommaso si è suicidato prima che arrivasse a uccidere Gregorio. Pregato. Non possono ucciderti se sei già morto. C'era la fila per uccidere Tommaso fuori dalla porta. C'era la fila per uccidere Tommaso. Gregorio quindi è arrivato tardi? Sì. Qualcun altro ha ucciso Tommaso prima di Gregorio e Gregorio si è preso anche la colpa. Tommaso è morto di morte naturale o l'hanno ucciso? L'hanno ucciso e quello che ha detto Camper è abbastanza corretto. Non lo ascoltavo. Ha detto che... Quando mai? Ridillo, me lo sono dimenticato anch'io. Gregorio voleva uccidere Tommaso, ma qualcuno l'ha preceduto. Sì. Nonostante ciò, gli hanno addossato la colpa. Ok, non se l'è presa, gliel'hanno addossato, ok. Gregorio soffre di Alzheimer, ha già ucciso Tommaso, ma se l'hai dimenticato. No, allora, inquadriamo un po' il lavoro di Gregorio e... È mafioso? No. Panettiere? No, diciamo che il suo lavoro è coerente con quello che stava per fare. Cos'è, i panettieri non possono fare omicidi? Gregorio era un membro della squadra antiterrorismo. No. Tipo della SWAT. No. Un carabiniere, una forza dell'ordine, un militare. No, era un cattivo. Allora, che lavoro fai? Il cattivo. Ci va il serial killer di professione. Ok, Gregorio era un sicario. Ah, ok. Va bene. Però questo sicario entra in casa per uccidere Tommaso e Tommaso è già morto. Perché un sicario ha pagato meglio, è più bravo, l'ha anticipato. Ok. Era una gara tra sicari. No, perché l'ho anticipato? Gregorio era un sicario del sud, quindi... il sabato non si lavora. E si è pensato domenica, cosa dico? No. Gregorio è stato assunto da uno che però era stupido aspettarlo, quindi è andato a uccidere Tommaso. Poi Gregorio è arrivato lo stesso, ma l'aveva già ucciso l'altro, così da poter incolpare Gregorio e non se stesso. No, allora, quello che ha assoldato Gregorio... È Tommaso. No. Come dici tu, poi ne ha subito assoldato un altro. Perché ha fatto questa cosa? Per essere sicuro. No, com'è che è finita la storia? Che Gregorio... Ah, a lui stava sul cazzo sia Tommaso che Gregorio, voleva Gregorio in prigione. Non gli stava sul cazzo, però il suo piano era... Il mandante voleva essere sicuro al 100% di non essere incastrato. Esatto, così è corretto. Quindi ha detto, sai che faccio? Ne pago uno per uccidere... E secondo, per entrare in casa e farsi beccare. Esatto. Quindi, ok, io ve l'accendo perché era molto molto complessa questa cosa. Gregorio era un sicario. Che di secondo lavoro faceva panettiere. Il panettiere, esatto. La sera, la notte sicario, la mattina panettiere. La persona che gli aveva dato l'incarico aveva pianificato di uccidere Tommaso. Per dire, quindi, lo faccio uccidere da Gregorio. Però poi Gregorio dice, fai il mio nome, quindi faccio uccidere pure Gregorio o lo faccio incastrare. Una roba un po' così. Per questo ha incaricato un secondo assassino che ha ucciso Tommaso prima dell'arrivo di Gregorio. Prima dell'arrivo di Gregorio. Quando Gregorio si è intrufolato nella casa della sua vittima, Tommaso era morto e la polizia stava già arrivando. Non so perché abbia voluto far arrestare Gregorio, visto che... Lei in questa casa non ci sono sue impronte né sul cadavere, né sull'arma, non ha niente. Però viene in prigione con noi. C'è un morto, non ci piace. Gregorio era un po' ritardato. Sì. Io faccio gli amici. Sono bravo. Oh, la mia auto! Un uomo distrusse l'automobile di lusso di Giovanni. Quell'uomo si chiamava Lever. La mia auto! Anche se Giovanni osservava mentre la sua macchina veniva distrutta, non provò nemmeno a fermare l'uomo. Vabbè, è Lever. Forse perché prendeva fuoco e scottava. L'uomo che mi ha distrutto la macchina, perché ormai Giovanni sono io e mi sto impersonando, era dentro la macchina e stava prendendo fuoco, quindi come facevo a fermarlo? Dovevo bruciarmi per fermarlo? No. Ha fatto una bella assicurazione sull'auto, quindi fa... No. Bella idea, ma non c'entra niente l'assicurazione. Non era tutto programmato. Sono amici Giovanni è quello che gliel'ha distrutta? Sì. E Giovanni vuole male adesso che l'altro gliel'ha distrutta o non gli cambia niente? Non gli cambia niente. La macchina è costosa per davvero? È di lusso. Sì. Magari era grande così. No, è veramente costosa. Gliel'ha prestata l'amico? No. Ho un'idea per risolvere l'enigma. Adesso mi dai le chiavi della tua auto. Io vado a distruggere e cerchiamo di capire perché non mi vuoi male. Sì, ma io ti butto giù da Sardegna, Leo. No, non è così l'enigma. Non è così l'enigma, vero? Muore qualcuno? No. Era programmata la cosa? Diciamo di sì. L'auto di lusso deve essere distrutta. L'amico di Giovanni è uno del... quello che le fa cubetti. No. Oh. La macchina di lusso valeva ancora tanti soldi prima che venisse bruciata o era già da buttare? Sì. Quando una persona fa una cosa cogliona, lo fa per quale motivo? Per fare un video su YouTube. Oppure? Giovanni è uno youtuber pieno di soldi, quindi gliene frega il cazzo dell'auto lussuosa, tanto se ne compra un'altra. Probabilmente anche così. È super mega ricco Giovanni? Probabilmente, non è specificato. Facci un esempio. Stormi, ti è fatta la barba a metà. Per quale motivo? Scommessa. E quindi? Gli ha distrutto l'auto per la scommessa. Specificate meglio. Hanno fatto una scommessa, Giovanni l'ha persa e la sua auto deve essere distrutta per questo motivo. Esatto. Giovanni sei una testa di cazzo. No, allora non hai capito. Sono talmente ricco che non do valore al denaro. Ah. Giovanni e l'altro uomo fecero una scommessa. Fu deciso che chiunque avesse vinto avrebbe dovuto distruggere l'automobile del perdente. Giovanni perse la scommessa. Veramente. Fortuna volle che Giovanni aveva l'auto da 600.000 euro e l'altro l'auto da 15.000 euro.
Questa mi piace molto. Occhiali rotti. Giuseppe inciampò mentre stava correndo, facendo cadere a terra i suoi occhiali. Dopo un po' li ritrovò e vide che c'erano molte persone morenti intorno a lui. Anche se la sua famiglia era appena morta, continuò a sorridere. Giuseppe era in un campo di concentramento e stava scappando. Era anche la mia idea. No, li levavano prima, penso, gli occhiali nei campi di concentramento. Stava scappando, se li hai ripresi. No, dobbiamo inquadrarla bene la situazione perché è difficile. Giuseppe odiava i suoi familiari? No. I suoi occhiali? No. Sorrideva perché hai trovato gli occhiali? No. Perché sorrideva perché c'erano delle persone morte? No, magari quelle persone erano i suoi assassini. C'è un apocalisse zombie, quindi sa che la sua famiglia tornerà in vita ed è felice. No. Il fatto che lui sia inciampato gli ha salvato la vita? No, effettivamente non capisco perché non sia morente pure Giuseppe, o come minchia si chiama. Le persone morenti sono zombie? No. C'è stata una bomba? No. C'è stata una sparatoria? No. Un attacco dell'ISIS? No. C'è stata una catastrofe ambientale? No. Un camioncino bianco sul bagnasciuga? No. Neanche nel mercatino di Natale? Erano in un videogioco? No. In una simulazione? No, è tutto vero. In un film? È tutto vero. Perché lui sorride? Non è stronzo. Ha una paralisi facciale? È Joker! Combinate a paralisi facciale con Joker. Ha una paralisi Joker? No. Ha una Joker facciale? No, che lavoro fa lui? Joker? Pagliaccio. Fa il pagliaccio. Quindi? Quindi lui per lavoro sta ridendo della sua famiglia morta? No. Quindi lui indossa una maschera? No, vabbè, il pagliaccio e sta facendo una rapina. Ha una deformazione professionale. I pagliacci si truccano, ragazzi. Quindi? C'è già il sorriso. Non può smettere di sorridere perché tocca sorridere. Anche se sta morendo dentro, deve sorridere. Ok, abbiamo individuato il lavoro di Gennaro qua, di Giuseppe. Ora, cerchiamo di capire cosa è successo nel lasso di tempo in cui i suoi occhiali sono caduti e poi se li ha rimessi. Perché è successo tutto lì. Il leone ha mangiato tutti quanti. Cadaia. Sì. Veramente? Sì. Il leone è scappato dalla gabbia. Lui cercando gli occhiali, tipo si è piegato, il leone ha ucciso tutti quanti, tira sugli occhiali, vede tutti morti. Il leone uccide lui. Esatto. Ora ve la leggo per bene. What the fuck? Giuseppe lavora come clown in un circo quando un animale scappò dalla gabbia, inciampò a causa della dimensione delle sue enormi scarpe e perse gli occhiali. Quando li ritrovò, riuscì a vedere che tantissima gente stava morendo a causa della furia del caos generato dalla fuga dell'animale. Era triste perché anche la sua famiglia era morta. Tuttavia, a causa del trucco da clown che aveva addosso, continuava a sorridere. Bravo Giuseppe. Morite da bravi. Vai, sblocchiamo, premium. Ma è anche una merda. Una donna uccide suo marito in casa sua. Quando la polizia va ad investigare sul caso, conclude che si è trattato di un incidente. È caduto il vaso. Ma l'ha fatta questa? Ma pagamento, l'hanno messa a pagamento. Quelle che erano gratis hanno messo a pagamento. Cos'è sta infamata? Questa è molto lollosa, per quanto mi riguarda. C'è League of Legends. Non adesso. Una donna si trova a casa sua, che osserva con sguardo triste la strada della finestra. Poco dopo salta da quella stessa finestra. Proprio in quel momento sente il telefono squillare e si pente di essere saltata giù. No. Ok. Allora, la donna deve aspettare una chiamata importante. No. Gli ha detto, guarda, se la chiamata arriva, vivi. Se no, è una merda. Sei completamente fuori strada. Era un'operatrice telefonica che era senza lavoro e ha fatto, vabbè, mi uccido se sono senza lavoro. Mentre si lancia, uno chiama, fa, oh no, avevo di nuovo il lavoro. Complimenti. Grazie. Era quella. Veramente? No. Finito. Lei muore? Beh, sì. Nella vita reale? Sì. Che compagnia telefonica aveva? E no. Quella chiamata poteva salvare la vita? No. Poteva evitarle di saltare? Sì. Lei si butta per un motivo, no? Perché pensa una cosa. Quando sente il telefono squillare capisce che quella cosa che pensava era errata. Esatto. Allora, lei pensava che il suo ragazzo la tradisse. No. Le ha detto, o mi chiami alle 17:00 oppure 17. Io mi butto. Era il 17:01 e il muro, perché la linea prendeva poco, era in galleria, quindi devo aspettare un po' a chiamarla. E ha detto, no cazzo, non mi tradiva. No. L'hanno rapita e il rapinatore gli ha fatto, se non ti chiama nessuno noi ti ammazziamo. A quel punto gli ha fatto, vabbè, mi uccido da sola. Mentre si è lanciata, la chiamavano, ha fatto, ma sti cazzi. No. Dovete pensare al contesto. Cosa vede attraverso la finestra? Il L'apocalisse. Che tipo di apocalisse? Zombie. Apocalisse nucleare. Però c'entra il telefono. Ok. Apocalisse nucleare. Va bene. Cioè, allora lei vede fuori l'apocalisse nucleare. Ce l'ho. Non vede fuori. Cioè, diciamo che c'è stata l'apocalisse sono nucleare. Sono morti tutti. Lei pensa di essere l'ultima. Sì. Vuole suicidarsi perché è l'ultima, ma la chiamano in quella fa. Cazzo, non ero l'ultima. Esatto. E perché in un apocalisse vanno ancora linee telefoniche, mi chiedo? Che evidentemente è tipo Fallout, è presente Fallout. Sì, ma è rimasta l'unica. È l'unica nel palazzo, magari. E che cazzo, non è mai uscita di casa? Che ne so. Non si lancia, tira sul telefono. Buongiorno, siamo della Vodafone, vorremmo proporre un'offerta. Dopo una catastrofe nucleare, la donna pensa di essere l'unica sopravvissuta e decide di porre fine alla sua vita. Quando il telefono squilla, realizza di non essere la sola ancora in vita, ma ormai è troppo tardi. Unlucky. Outro? Good morning. Good morning. Devi farla più trap, più...